A Ostia torna il Bow Beach, il decimo municipio infatti ha lanciato il bando per la spiaggia degli animali che si estenderà per 300 metri tra il porto turistico di Roma e il primo chiosco. Ne parliamo con Paolo Ferrara, presidente del gruppo Movimento 5 Stelle in Campidoglio. Buon pomeriggio, ben trovato. Buon pomeriggio. Beh, diciamo che è un successo perché abbiamo spostato finalmente questa spiaggia nella parte centrale di Ostia. In precedenza era isolata ai cancelli, per cui era molto difficile arrivarci con il cane in macchina. E questa volta invece l'abbiamo messa al centro di Ostia, per cui sarà una spiaggia di facile fruibilità dove tutti i cittadini romani potranno arrivare, parcheggiare la loro macchina e portare tranquillamente il cane in spiaggia. Diciamo che questa è una novità che abbiamo inserito e abbiamo fortemente voluto proprio per dare un segnale ai nostri amici a quattro zampe. Ci sono tutte le attrezzature necessarie, per cui ci saranno delle coperture per l'ombra, ci saranno delle fontanelle, delle docce apposite per sciacquare i cani. Insomma, sarà veramente una bella esperienza per i cittadini che vorranno passare qualche ora o magari tutta la giornata in tranquillità sulle spiagge del Lippale con il loro cane. Tra l'altro, insomma, rientra anche in una riorganizzazione, una volontà di questa amministrazione di rilanciare dopo quello che è successo il litorale romano. Lo facciamo anche con questo bando pubblico, finalmente legale, trasparente, che rimette in moto un'economia buona sul litorale che per anni abbiamo visto le inchieste, abbiamo visto quello che è successo sulla gestione delle spiagge, è mancata. Si partirà dunque dall'estate 2018? Assolutamente, il bando è partito, per cui verrà assegnato a breve, a maggio, finendo la stagione balneare, e avremo a disposizione questa spiaggia per i nostri amici a quattro zampe. Insomma, siamo veramente fieri di questa cosa perché abbiamo cominciato a ricostruire finalmente, a ricucire, grazie a Caginella Di Pillo, che è il presidente del municipio, ha letto poco fa, insomma, sì. A grande maggioranza, abbiamo veramente cominciato a dare un segnale e invertire la marcia. Per mesi, direi anche per anni, si è parlato del malaffare di Ostia, il Movimento 5 Stelle finalmente mette il timone dritto e va verso non solo la legalità ma anche verso un'economia sana, una gestione pubblica di quelle spiagge che non può che essere a beneficio di tutta Roma. A proposito di Ostia, Ferrara, domenica si è consumata un'aggressione a un dipendente ATAC a bordo di un autobus, aggressione che è solo l'ultima in ordine di tempo di una lunga serie. Ieri abbiamo sentito Michela Quintavalle del sindacato Cambiamenti che ha detto: ormai noi autisti abbiamo paura di non tornare a casa alla fine del turno. Come vi state muovendo per risolvere il problema della sicurezza sui mezzi pubblici? Allora, io partirei dal fatto che comunque il municipio, dopo quello che è successo, è fortemente presidiato. Voi sapete che la sindaca Raggi ma anche il presidente del municipio hanno chiesto un rinforzo delle forze di polizia che in questo momento sono sul territorio, per cui già in questo momento abbiamo un presidio importante per quello che è successo e in funzione del ripristino del buonsenso ma anche insomma della legalità che è mancata. È chiaro che noi siamo molto attenti ai lavoratori di ATAC, voi sapete che stiamo facendo un concordato proprio per loro, per cercare di garantire lavoro e cercare di rivalutare e rilanciare questa azienda. È chiaro che noi siamo con i lavoratori e contro questi vili attacchi che condanniamo in ogni modo. Dopodiché stiamo risollevando questa azienda e prevederemo anche comunque maggiore tutela per quello che riguarda comunque il lavoratore. Adesso molte cose sono in ballo, le stiamo portando avanti, ma credo veramente che c'è la massima attenzione da parte della sindaca di Roma sull'azienda dei trasporti romani. Ferrara, dopo settimane di polemiche e ironie, soprattutto sul web, il comune ha annunciato la morte prematura dell'albero di Natale di Piazza Venezia. Cosa è successo a questo albero? Perché dalla Val di Fiamme dicono che quando è partito era sano. Stiamo vedendo cosa è successo. Io direi che purtroppo, ci si concentra moltissimo sull'albero di Natale e magari si lasciano da parte, non si fa informazione su tematiche molto più importanti. Insomma, questa è una città che ha tantissimi problemi legati dal passato, noi stiamo cercando di risolverli. L'albero di Natale di sera è bellissimo, andate a vederlo, illuminato, c'è un'illuminazione bellissima. Si è voluto, secondo me, anche in qualche modo cavalcare un po' questa questione dell'albero. Io credo che i romani interessi veramente poco questo. I romani vogliono servizi puntuali, vogliono che l'autobus passi puntuale, vogliono che comunque le strade vengano riparate. Noi stiamo facendo questo, ce l'avevano chiesto 700.000 romani e stiamo dando attenzione ai temi più importanti di questa città che finalmente rinasce. L'albero di Natale è qualcosa comunque molto bella, che va comunque rispettata, cercheremo di fare di meglio se non è piaciuto, ma a noi ci interessa più che altro dare un segnale per quello che riguarda i servizi sociali, i più deboli, per quello che riguarda comunque l'utente, il pedone e chi prende un autobus la mattina e deve andare a lavorare, per consegnargli finalmente
una città migliore, che questi anni lo sappiamo, è stata devastata. Non voglio tornare indietro e fare retorica, però dico veramente che questa amministrazione, al di là dell'albero di Natale, sta facendo moltissimo e lo sta facendo bene. Dunque ritenete, insomma, che i risultati di questa amministrazione siano già visibili? Ma io non credo che si possano in qualche modo andare a giudicare i risultati per un albero di Natale, insomma. No, io intendo in generale. Intendo in generale. In generale sta andando molto bene, veramente la sindaca sta facendo tantissimo e quest'altro anno faremo un albero migliore, cercando di risparmiare se possiamo, ma io credo che l'attenzione deve andare a focalizzare veramente il lavoro che stiamo facendo, all'annuncio che ha fatto ieri la sindaca Raggi, dove dice che rientrerà il piano regolatore e finalmente in questa città andremo a vedere se servono veramente queste case, per cui bloccheremo il cemento. Questo voleva dire domani, questo stiamo facendo. Prima di salutarla, Ferrara, si avvicinano le elezioni regionali nel Lazio. Ritiene che un'eventuale vittoria del Movimento 5 Stelle porterebbe dei benefici anche alla vostra amministrazione? Guardi, lo stiamo vedendo con i municipi. I municipi stanno collaborando con il Campidoglio in questo momento, è veramente un punto di forza lì dove abbiamo dei referenti dello stesso colore politico. E lo vediamo, lo stiamo vedendo anche a Ossia in questo momento. Il bando è partito pochi giorni fa, proprio perché comunque il presidente del municipio è un presidente del Movimento 5 Stelle, prima di tutto dei cittadini, per carità. Però voglio dire che avere amministrazioni dello stesso colore sicuramente aiuta. Ma io sono fiducioso nel Lazio. Io sono sicuro che Roberta Lombardi è il candidato giusto e sicuramente sarà il presidente e il governatore del Lazio. Grazie a Paolo Ferrara, presidente del gruppo Movimento 5 Stelle in Campidoglio. Buon lavoro. Grazie a voi.